Passa il turno e torna il 29 aprile per vostra decisione. Kiki! Giorgia! Silvia! Sergio! Roberta! Adesso facciamo il canto seconda manche, di nuovo giudici sul palco. Prosegue nel percorso e si salva, si ripresenta il 29 di aprile. Tania! Si salva e va avanti senza passare per il ballottaggio. Imix & Jam! Passa il turno e torna alla seconda serata del 29 di aprile. Fabio! Passa e si ripresenta il 29 di aprile, certamente. Mora! Roberta Monterossa è salva. Federica! Passa il turno. Marta! Il piccolo prodigio passa. The Space Between Us! The Tappers! Avanti tutta coi ragazzi! Liliana! Passa il turno e si salva Liliana Principe. Alessia! Passa il turno e torna il 29 di aprile. Alessandra! Alice! Grazie Leano per avermi ricordato. Mac e Pulce! Cecilia! Aisha salva tutte le sue. Deborah! Deborah è salva, l'abbiamo fatta patire fino all'ultimo. My complaint resonates loud. The insecurity is changing my brain. Little sieve and blaze. Slow step in there. Sostengono gli eroi. Se il gioco si fa duro da giocare, beati loro poi, si scambiano le offese con il bene, succede anche a noi. Allora, il ballottaggio è intanto un po' strano, perché nel senso due bravi interpreti e diversi tra loro, però... Elias, ci puoi abbassare leggermente il volume, per favore? Ho il voto semplice, nel senso è in squadra rossa Raffaele, quindi salvo lui. Detto questo, non trovo il ballottaggio giusto. Detto questo è tardi e io devo andare a casa ad aprire le uova, quindi in bocca al lupo a tutte e due. Un'eliminazione per Mattia, salvi Raffaele, Ricky. Sì, le prime puntate succedono sempre un po' cose anomale secondo me, perché comunque il pubblico non conosce i cantanti, cioè magari canzoni un po' meno conosciute sono meno di impatto, quindi rimangono meno orecchiabili. Poi dipende anche dall'ordine delle manche, quello secondo me fa molto.
e ballottaggio, vabbè, ma non per essere un luogo comune, ma ingiusto, perché Raffaella ha delle doti sensazionali, a mio modo di vedere, uno dei miei preferiti, me lo sa. E, però è un cavallo pazzo, diciamo, in senso buono, Raffaele, che giustamente porta una novità, e le novità a me piacciono sempre. Mattia, secondo me, è uno dei più bravi interpreti che abbiamo quest'anno, vocalmente preparatissimo, non ha sbagliato nulla nella canzone, ma nulla. Però, come ho detto prima, qualcuno che ho commentato, va avanti lo spettacolo anche. Anni passati abbiamo visto che gente che sapeva cantare un po' meno bene, però portava frizzi e lazzi e andava avanti. Il gioco anche questo, via. Non mi arrabbio più come un tempo. Detto questo, mi dispiace per Raffaele perché speravo non finisse il ballottaggio. Salvo Mattia perché secondo me ha cantato da 10. Conta anche il pubblico, quante persone magari si è arrivato e quante no. Tutto qua. Bravo Mattia e bravo Raffaele. Un'eliminazione a testa. Siete voi l'ago della bilancia. Eros. Ma fai fare la scelta a Anna, che è la prima volta che fa il giudice. No, vuoi farla tu? Vuoi andare no, tu? No, dicevo così. Questo è l'unico aspetto brutto del mio lavoro qui a VB Factor, è quello di dover fare queste tipologie di scelta. Perché, scusate se parlo piano, ma con sto microfono non ci riesco. No, ti si sente bene. Ah, ok. Hanno ragione entrambi i colleghi dicendo che entrambi gli interpreti sono molto interessanti, ognuno per le proprie caratteristiche. Però io, essendo un musicista e avendo sempre avuto la passione per queste cose, salvo Raffaele, perché credo che sia più particolare e che abbia qualche cosa di diverso, e perciò questa è la mia scelta, anche se stasera non sei andato molto bene, questo hai visto, però questa è la mia scelta. Ok, Eros salva Raffaele, due eliminazioni per Mattia, uno per Raffaele. Anna, a te già la patata bollente. Grazie. Allora, come hanno detto loro, siete stati entrambi bravi, avete entrambi due caratteristiche vocali differenti, nessuno me ne voglia, io salvo Raffaele per le sue, diciamo, capacità vocali, e soprattutto non è difficile utilizzare le tecniche del growl, per esempio, che ci hai appena fatto sentire. Quindi salvo Raffaele. Bravo Mattia. Ciao a tutte. Allora, in serata a me siete piaciute entrambe, e al ballottaggio obiettivamente Cristina è stata superiore per il semplice fatto che voi, secondo me, siete salite già sconfitte ancora prima di ballare. Invece avreste dovuto metterci più grinta e cercare di dimostrare che potevate farcela. Invece vi ho visto proprio giù e mi è un po' dispiaciuto, sia perché è un peccato che siate lì, e sia perché secondo me non bisogna mai darsi per sconfitti ancora prima di fare le cose. E nonostante mi dispiaccia molto, io non posso eliminare Cristina, quindi salvo lei. Un'eliminazione per le Six Feet Over, a zero, Aisha. Allora, io mi baso su questa esibizione, perché prima non mi sono piaciute entrambe, e devo dire che Cristina mi ha trasmesso molto, cioè ho visto quello che voleva far vedere di sé, oltre alla tecnica, ma proprio nel suo pezzo. Quindi ti ho sentito, ti ho visto dentro.
mentre voi, tranne Ilaria, che secondo me è quella che trasmette un po' di più, insomma, balla veramente quello che insomma, non solo la coreografia. Quindi io direi al gruppo di prendere esempio un po' più da Ilaria, o magari Ilaria trasmetti un po' di questa tua cosa, e salvo comunque Cristina. Non me ne vogliate, mi dispiace. Due eliminazioni a zero, Slaveia, potresti essere già decisiva. Sì, allora, io posso suonarvi crudele da parte mia, ma sono contenta che Cristina è finita in ballottaggio, perché davvero ha potuto dimostrare. A me era dispiaciuto il primo pezzo, che in qualche modo era riduttivo per quello che sapevo potesse presentare questa artista, perché di un artista parliamo qua. L'anno scorso avevo avuto queste crisi di coscienza quando si trattava di commentare Valentina, che comunque non è mai finita in ballottaggio a quanto ne so, perché davvero il livello è altissimo qua, se parliamo di tecnica quasi ineccepibile, e come ha potuto dimostrare anche quel carattere, quella forza, quella sua presenza scenica che è coinvolgente. Le ragazze ancora nel primo pezzo mi avevano impressionato con cioè negativamente impressionato, perché non c'è affiatamento. Questo l'avevo commentato anche alle selezioni. Il gruppo, è vero, forse da poco funziona insieme e non hanno trovato quella complicità, quel lavoro di squadra in cui si guarda, si vive, si respira insieme, e quindi il pezzo presenta una compattezza che coinvolge. Era tutto un po' caotico e qui a maggior ragione c'era proprio di sincronia al massimo. Sì, che questo è un talent show, e quindi bisogna guardare il talento, e il talento di Cristina è evidente. Io vi auguro di lavorare per arrivare ai livelli a cui è lei, a questa artista così brava. Ragazze, non me ne vogliate, ma davvero anch'io salvo Cristina. Buonanotte a tutti, grazie. And I want to be